Rodney, I give you the floor. Rodney, a te la parola. Grazie. Buonasera a tutti. Benvenuti al terzo evento della serie Games for Change. Voglio ringraziare i nostri partner, la Virtual Reality Experience dell'Università di Roma Unitelma La Sapienza, l'Università Unimore, l'Università Roma 3, l'Università di Milano, lo European Institute of Design e il Video Game Museum di Roma. Il programma di oggi è un'esperienza sullo storytelling americano che usa tecnologia all'avanguardia, un progetto sulla realtà virtuale, sulla marcia storica di Martin Luther King, chiamata The March. Nel 1963 più di 200.000 americani si sono riuniti per marciare e sentire il discorso I Have a Dream di Martin Luther King. Ed oggi Alton Glass ha creato questa fantastica esperienza. Voglio ringraziare tutti i partecipanti e anche il dottor Glass per essere qui con noi e per tenere questa fantastica conversazione dopo. Grazie a tutti, buon weekend, arrivederci. Thank you, Rodney Ford, and thank you, grazie Rodney Ford e Michelangelo Matarozzo. Scusi. just a few, voglio dire solo due cose per presentare il progetto. Come ha detto Michelangela, sono Antonella Poce e sono a capo dell'Intellect Center all'Università di Modena e Reggio Emilia. Il centro è un centro sul patrimonio culturale e le tecnologie digitali e lavora specificatamente sull'educazione del patrimonio culturale e sullo sviluppo di un pensiero critico. Sono onorata e molto felice di presentare questo evento che fa parte della serie Games for Change, che è iniziata nel mese di marzo e ad aprile abbiamo avuto Susanna Pollack che oggi abbiamo aggiunto un'altra parte importante con Alton Glass. Sono molto felice di essere qui e finiremo il 3 giugno con Samantha Roman dal Tender Close, un progetto sul teatro interattivo, un evento molto interessante. Il punto focale di questa serie, che la rende unica e particolarmente rilevante nel periodo in cui stiamo vivendo, è legata all'opportunità, da un certo punto di vista, di trovare un senso alla realtà con l'interazione delle tecnologie, degli sviluppi tecnologici relativi al patrimonio. Quindi questo rende questa serie assolutamente unica e questo permette a tutti in ogni campo, senza differenza di tempo e spazio, di essere attivi, di partecipare attivamente in questo scambio di idee e soprattutto creare un nuovo ricordo condiviso in questa esperienza. Iniziando da questi concetti, la Iconia Lab e l'ambasciata americana hanno sviluppato una proposta con diversi punti di vista, e questa è una parola chiave, che includono l'analisi dell'impatto delle nuove tecnologie e delle diverse lingue nel concepire la vita, nell'approcciarci alla vita e il nostro ruolo nella società e nel futuro, sia adesso che nel futuro. Quindi vi ringrazio molto, ringrazio tutta l'organizzazione e vi ringrazio perché mi avete permesso di essere parte di questa serie di eventi. Ne vale davvero la pena dirlo e grazie a Mariangela e ovviamente ringrazio anche Alton per essere qui con noi. Grazie Antonella, mi scuso, ero così emozionata che stavo iniziando subito a dare il benvenuto al nostro ospite. Quindi ora veramente possiamo passare al fulcro della nostra conversazione. Alton, hai
diretto lungometraggi e film per la televisione e questo lo hai fatto per più di 15 anni, penso. Vorrei chiederti che cosa ti ha portato veramente a creare GRX Immersive Labs e che cosa è cambiato nello storytelling grazie alle tecnologie di realtà virtuale? Qual è stata la rivoluzione dietro questo arrivo delle tecnologie? Beh, prima di tutto voglio ringraziare tutti. Grazie mille per avermi invitato, sono molto contento di essere qui, far parte di questo progetto. Veramente tutto è iniziato quando io facevo il regista, ho avuto l'opportunità di provare la realtà virtuale per la prima volta. E per la prima volta ho iniziato a ragionare sull'essenza di queste possibilità. Mi sono chiesto, beh, che cos'è questo nuovo mondo? E ho iniziato a esplorare le diverse prospettive. Ancora non c'erano delle regole nel mondo della realtà virtuale, quindi è stato un mondo molto stimolante, mi ha stimolato moltissimo la curiosità. Quindi ho iniziato, ho deviato un po' il mio percorso originale come regista. Quindi questo mi ha dato la possibilità di veramente immergermi in questa nuova esperienza, scoprire le tecnologie di realtà virtuale. Ho avuto l'opportunità di andare a una fiera chiamata Realtà Virtuale LA e lì ho scoperto moltissimi strumenti di realtà virtuale, ho capito l'interazione con diverse discipline. Quindi ci sono sia gli storyteller, ma anche gli ingegneri, i progettisti di applicazioni, quindi ho iniziato a un po' scoprire qualcosa di più e questo mi ha portato veramente a comprendere come potevo usare le mie capacità di storyteller e unirle alle tecnologie di realtà virtuale ed è per questo che è nato GRX Immersive Labs. Abbiamo iniziato a girare i primi film di realtà virtuale e il primo film parlava di una persona che aveva una figlia e sua figlia durante il compleanno ha avuto un'esperienza con sua madre. Quindi mi sono chiesto come posso usare lo storytelling e la mia esperienza e farlo entrare nel piccolo mondo di una ragazzina. E questo mi ha iniziato ad aprire moltissimi orizzonti. Quindi ho iniziato a collaborare con moltissime organizzazioni. E siamo arrivati a GRX Immersive Labs, che è uno studio di storytelling che si concentra sullo storytelling immersivo e si concentra anche sulla ricerca e lo sviluppo. Usiamo le tecnologie e anche l'educazione. Potresti dirci qualcosa in più riguardo a GRX e come riesce ad emancipare i creator? Qual è l'obiettivo di questo spazio creativo? Beh, penso che si guarda al potere della tecnologia e il potere della tecnologia per quanto riguarda la società è enorme. Penso che tutti siamo dei creatori in un certo senso e con lo storytelling si possono raccontare moltissime storie, bisogna comprendere il processo, come possiamo usare lo storytelling nel mondo. Dobbiamo riuscire a capire come possiamo avere un impatto nel mondo che sia attraverso l'industria cinematografica, attraverso la scrittura, attraverso i social media. Tutti abbiamo un posto dove possiamo creare o individualmente o in modo collettivo. E questo è ciò che facciamo a GRX Immersive Lab. Sosteniamo queste voci che esistono, che vogliono creare e che hanno iniziative positive e vogliono avere un impatto nella società. Quindi ci concentriamo anche sullo sviluppo delle realtà virtuali, su esperienze immersive, sullo storytelling, sulla realtà aumentata. Riusciamo a coniugare diverse esperienze. Quindi ora vorremmo far sì che le persone che ci stanno seguendo possano vedere veramente un esempio di ciò che Rodney Ford ha menzionato prima, il lavoro immenso che tu hai creato.
per quanto riguarda la marcia del 1963 su Washington e il discorso di Martin Luther King, qualcosa che è assolutamente famoso e celebre. E grazie a questo lavoro ci date la possibilità di vedere ciò che è successo, entrare in quell'esperienza e vedere ciò che hanno vissuto le persone nel 1963. Quindi vorrei vedere ora il video. I'm not sure if this is everything that we... Non so se questo è tutto quello che dovevamo vedere del video. Penso che il video dovrebbe essere un po' più lungo. Alton, cosa ne pensi? It's totally up to you. Penso che dipenda da voi. Ok, quindi parliamo un po' di questo e poi andremo nel dietro le scene. Volevo chiederti veramente dal punto di vista tecnico come hai usato queste tecnologie per creare questa esperienza attraverso le tecnologie immersive. Ci puoi parlare la parte un po' più tecnica di questo progetto? Sì, prima di tutto volevo un attimo presentarvi, parlarvi dei collaboratori di questo progetto che è durato 3 anni. Abbiamo impiegato 3 anni per produrlo, ci sono state moltissime persone dietro questo progetto, il giornale Time, moltissimi studio con la produttrice esecutiva Viola Davis, moltissimi specialisti dei media, moltissime persone che hanno lavorato anche agli studio dei Hollywood, soprattutto che hanno lavorato per la resa fotografica del viso di Martin Luther King. Quindi abbiamo usato moltissime installazioni immersive, c'è stato un lavoro molto lungo dietro. Il concetto era quello di sognare, quindi di rappresentare non solo il discorso, ma tutta la situazione. Abbiamo avuto 200 tecnici nel dietro le scene che hanno partecipato a questo progetto. Abbiamo usato diversi software e anche delle installazioni per ricreare tutta la situazione. Abbiamo usato anche dei creative designer, abbiamo ricostruito il mondo del 1963. La cosa più bella è che il giornale Times si è concentrato moltissimo sull'accuratezza della scena, sulla verità. Quindi c'è stata una grande parte in cui abbiamo usato la fotogrammetria, quindi siamo dovuti tornare a dove è iniziata la marcia, abbiamo scannerizzato tutta la zona, quindi la Constitutional Avenue, abbiamo usato delle fotografie per avere le misure anche realistiche di quella zona. Abbiamo fatto moltissime ricerche, moltissimo lavoro per capire anche com'era quella zona nel 1963. Abbiamo anche cercato di capire come si poteva accompagnare il pubblico attraverso questa esperienza immersiva e far vivere loro l'esperienza che hanno vissuto le persone che erano presenti lì al discorso di Martin Luther King. Quindi abbiamo dovuto rappresentare la folla presente a Constitutional Avenue, tutte le voci che si sentivano, per far sì che il pubblico potesse tornare indietro al 1963
in modo da scoprire qual è il potere delle persone. Quando si cammina lungo la Constitutional Avenue, migliaia di persone erano presenti lungo tutto il viale, persone di tutte le razze, di tutte le nazionalità e anche di diversi gruppi religiosi. Quindi ci siamo concentrati sul far sì che il pubblico si possa sentire parte di questa volontà, di questo impegno di cambiamento. Anche se in questo progetto ho scoperto moltissimi nuovi dettagli, è stato molto importante riandare a studiare la storia a livello integrale. Abbiamo dovuto preservare la storia vera. Quindi penso che sia molto importante vedere ciò che abbiamo oggi. Ad esempio, oggi attraverso un iPhone si può fare uno scanner della zona. Quindi si devono usare tutte le tecnologie che abbiamo oggi per preservare la storia. Oggi attraverso uno smartphone si può fare un video. Quindi poi c'è stato il passo successivo. L'insieme delle persone, la folla che si univa, quindi ascoltare le voci delle persone e analizzare anche tutte le altre persone presenti alla marcia, perché oltre a Martin Luther King c'erano moltissimi altri personaggi importanti che hanno parlato lo stesso giorno, sia giovani che più adulti. Quindi era importante che il pubblico si sentisse parte totale di questo racconto. E questa rappresenta una grande opportunità di ascoltare il discorso di Martin Luther King su quel podio, quindi di avere un contatto diretto con lui. C'è un momento preciso verso la fine del discorso in cui ti guarda veramente negli occhi, quindi è veramente una versione realistica di ciò che ha fatto Martin Luther King. Quindi si può veramente arrivare faccia a faccia con lui, guardarsi negli occhi. E è stato qualcosa di veramente molto, molto toccante vivere questa esperienza e far parte di questo progetto. Abbiamo usato moltissime tecnologie, abbiamo usato l'intelligenza artificiale per analizzare anche i vasi sanguigni del suo viso, dove si concentrava il sangue, per riprodurre il tessuto della sua pelle, le caratteristiche, anche i minimi dettagli del viso. Perché era importante fornire al pubblico un'esperienza completa, integrale e reale, e dar la possibilità di guardare negli occhi a Martin Luther King. E questa è la cosa che veramente tocca le persone, dà la possibilità alle persone di avere il potere e di partecipare a questa tecnologia immersiva che, coniugata allo storytelling, può creare un connubio di un'esperienza veramente fantastica. Spero di aver risposto alla tua domanda. Sì, veramente interessante. E ci hai veramente parlato di qualcosa, delle caratteristiche che ora guarderemo nel video, che ci portano dietro le scene del progetto The March. Mandiamo ora il secondo video. The relationship between Time and Dr. King runs really deep. He was Time's Man of the Year, and he's been on the cover many times. And, you know, we're speaking to the relationship that historically has existed between the two. So the march is an immersive installation, like stepping into a Time magazine cover of the 1963 March on Washington and experience up close and personal Dr. King in virtual reality, like we've never seen him before. We thought, imagine being able to stand in front of Martin Luther King while he delivers this speech. Now is the time. Or being in close proximity to history. That's where we began our journey. Right now, there is nothing like this in VR. The pinnacle of the challenges is the creation of Dr. King.
to have it feel like you are truly looking into another human being's soul is very, very difficult. But I really wanted to try to push that boundary and make a big jump in the industry towards realism with virtual humans. To create a new blend of technology that allows us to do something that is as real as our digital humans for feature films in real time as well for things like VR. And I think it's going to touch a lot of people out there in the country. And that's the intention. And Moon Hill of Mississippi from every mountainside. At this point, there's very sophisticated ways of creating a photorealistic 3D environment. The process of getting digital humans that match the level of quality of that environment into a VR experience is still very difficult. So when we first started talking about this project and diving in, we were looking at a number of things that what we would call firsts. The special task we had on hand for Dr. King was creating not only a realistic digital human in VR, but also historically accurate to a specific time. And that time is 1963, on the day of the march. The process of creating Dr. King requires a bunch of different teams, a lot of disciplines. And it starts with capturing our stand-ins and our facial bridges to MLK, scanning them through a wide variety of different facial technologies. 3, 2, 1, scan. Chris's face shape and structure is similar to Dr. King, so it gives us a jumping off point to sculpt Dr. King without having to start from scratch. On top of that, we use a huge amount of reference photography as well as reference video so that the modeling team has something to match to. That's the first part. The second part is to cast a performer that can give the speech verbatim and use him as the driving force behind our digital Dr. King performance. We chose Stefan for this role because he comes with the experience that we need to execute the speech faithfully. Action. Our performer is outfitted in a motion capture suit with a helmet-mounted camera. And so all that detail that we capture in that performance is then retargeted to our digital version of Dr. King. We needed to find an incredible amount of archival video footage and be able to one-to-one recreate, exactly how Dr. King performed this speech. All the black girls will be able to join hands with little white boys and white girls. As sisters and brothers, I have a dream to be. And so from that point, with the reference, our animation team is able to go back in and add those extra little bits that make him him. The human face is amazingly complex. There's a lot of subtleties to it that people don't realize. The little nuances, the lip curls, the blinks, the way the eyes just look left and right. But facial tics are just one thing. The other thing underlying that is how blood moves. Part of our capture system allows us to check and see how blood moves across the face. And we have to add that in our digital performance to make sure that the emotion comes through. The really detailed and nuanced work equates to this experience that is very singular and new in terms of a viewer's understanding of what that speech was. Seeing him and hearing him is so overwhelming of an experience that I want you to feel the journey that he took and everyone else he inspired to take, and then walk away knowing how powerful you are as an individual. You can continue to march on and carry this torch and this responsibility to make a difference in the world. Rieccoci. I think now everybody got... Penso che ora tutti hanno un'idea dopo aver ascoltato il video. Vorrei un attimo tornare ad Alton e chiedergli... All'inizio questo è stato presentato a una fiera sperimentale, come un'esperienza per il museo. Che tipo di riscontro avete avuto dal pubblico? Considerato che, come abbiamo già detto prima, il vostro obiettivo era quello di tornare al passato per continuare
a portare avanti un argomento che è molto attuale nell'America di oggi. Quindi qual è stata la reazione del pubblico? Beh, la reazione è stata molto, molto positiva. Abbiamo lanciato il progetto a Chicago, al Dusable National Museum of African American History. È stato molto importante lanciare questo progetto in questo museo perché appunto è legato alla storia degli afroamericani. Le persone sono uscite dalla fiera, dalla mostra, che piangevano, perché veramente le persone erano emozionate, erano state molto toccate da questo progetto. Perché veramente siamo riusciti a riportare indietro delle persone che avevano anche vissuto quelle esperienze, ma c'erano anche poi altre persone che erano giovani, che non avevano mai visto questo evento storico, quindi hanno vissuto per la prima volta questo grande evento. E quindi hanno potuto testimoniare quante persone si sono unite. Molte persone erano veramente commosse, erano toccate da questo progetto. E soprattutto la cosa più importante, volevano condividere questa esperienza. E la cosa della condivisione è la cosa più importante. Perché siamo riusciti a creare una connessione tra due generazioni, la generazione delle persone che avevano già vissuto la stessa esperienza e i più giovani che hanno scoperto questa esperienza e hanno potuto vivere in parte ciò che è successo nel 1963. Quindi l'obiettivo era quello di continuare a marciare con le torce alte per i propri diritti. Quindi questa è stata una degli obiettivi più belli che abbiamo raggiunto. E questa mostra basata sulla realtà virtuale veramente ti dà la possibilità di entrare in questo mondo. E c'è un punto di svolta tra quando entri e quando esci. Veramente esci da queste mostre cambiato, con un'esperienza in più e molto importante, quindi con un bagaglio culturale arricchito. Quindi è stata veramente una bella esperienza e un'esperienza molto importante per noi, anche data la reazione del pubblico. Veramente fantastico. Ma passiamo ad un altro progetto su cui stai lavorando. È chiamato Points of View. E vorrei mostrare il video prima di tutto, prima di farti delle domande. Condition of your release, you can be assigned to the drone surveillance program. You will only be placed on level 1. If you stay on track, these conditions will be lifted within 6 months for good behavior. Yeah, a lot of these conditions make me free. A bill was passed recently. It was designed to reduce mass incarceration and high incidence of police brutality. Are you familiar with drone technology and artificial intelligence? Yes, ma'am. You're welcome to opt out. Serve the remainder of your sentence. Be mindful of what you do and what you say, because they are learning by watching and observing us. Everything we do is a reflection of how this technology works. So if you want these robots to have your back, then you better start teaching them how. Sure. When we're out in the field, we encounter suspects, I'm immediately viewed as an enemy, when all I'm trying to do is my job. Monitoring, processing all. You will only be placed on level. Stop following me everywhere I am.
and what are you hidden? It's really an extension of us. It's our reflection. Okay, and here... Okay. This is not sci-fi, unfortunately. I mean, questa non è fantascienza. Questa non è fantascienza, perché si è parlato molto negli Stati Uniti di questo problema e le persone stanno parlando sempre di più per una soluzione per tenere le persone a casa, monitorarle, e tu sei andato un po' più avanti immaginando una sorveglianza a base di droni e tutto il resto. Vorrei che mi spiegassi un po' cos'è questo progetto, cosa stai cercando di fare con questo progetto, come funziona e qual è l'obiettivo. Il progetto è stato creato 3 anni fa e abbiamo usato la realtà virtuale con Google, YouTube, e abbiamo rimmaginato come un mondo futuro dominato dalle tecnologie sarebbe. E c'è questo uomo nero di 21 anni che esce dalla galera e mi sono chiesto come sarebbe un mondo dominato dalle tecnologie, e era seguito appunto da un drone che lo controllava e lui ha cercato di ribaltare questo sistema. Hanno cercato di aiutare la comunità con questa risorsa e volevamo creare questa tecnologia e portarla nel governo, nell'applicazione della legge. Qual è l'impatto? Come questo ha un impatto sulla nostra libertà civile? Per esempio, ci sono molte comunità nere in tutto il mondo, ma questo avrà un impatto su tutti prima o poi. Quindi volevamo sensibilizzare le persone sull'intelligenza artificiale e su come l'attuazione della legge può essere modificata dall'intelligenza artificiale. Quindi stiamo rimmaginando la sicurezza della polizia, si parla anche della brutalità della polizia e tutti questi sviluppi tecnologici. Ecco perché è chiamato punti di vista. Abbiamo avuto diversi punti di vista e abbiamo cercato di presentarli. C'era una persona che ha deciso qual era il problema e ha cercato di risolverlo. Sì, credo che questo sia la cosa difficile da fare, metterti in un altro punto di vista, quindi creare un punto di vista su questa problematica. E vorrei chiederti, credi che le tecnologie immersive, lo storytelling immersivo possano aiutare l'attivismo in questo senso, se ci sono esempi che stai vedendo o se credi che possa succedere in futuro? Beh, questa è una delle missioni che abbiamo a GRL Immersive Lab, quindi aiutare le persone a partecipare nella discussione, perché non possiamo focalizzarci solo su una cosa. Quindi stiamo cercando di includere diversi punti di vista e vedere come le tecnologie possano andare a beneficio delle persone o essere a danno delle persone. Non dobbiamo vedere il mondo solo in un modo, non dobbiamo seguire solo un punto di vista. Quando ho affrontato questo argomento, tecnologie e polizia, non sapevo come si sarebbe evoluto. All'inizio pensavo che tutto fosse bianco e nero, ma dobbiamo cambiare questo punto di vista. Dobbiamo includere le persone per esprimere i loro punti di vista. E crediamo che le tecnologie possano veramente avere un impatto sulle persone, ma anche le persone possono dare un contributo alle tecnologie immersive. Credo che questo sia molto importante. Grazie, Alton. Vorrei farti
altre domande, ma vedo che ci sono altre domande dagli studenti che ci seguono. Quindi lascio a loro la parola per fartele. Hanno delle domande su The March e hai parlato un po' di questo, ma per esempio Giulia Innocentini, una studentessa di educazione museale all'Università di Roma, a Roma 3, ci chiede: quante persone, risorse e tempo sono state utilizzate per creare The March? Che tipo di profili professionali servivano? Chiede anche come i musei d'arte possono beneficiare dalla realtà virtuale e se puoi fornirci un esempio delle collaborazioni che sono state fatte per The March. Iniziamo con la prima domanda, puoi ripeterla per favore? Quante persone sono servite? Sì, ti ho fatto molte domande. La prima era quante persone, risorse e quali profili professionali. Sì, c'erano più di 200 persone, da scrittori, direttori, produttori, a animatori, creativi, ingegneri, esperti di gaming, ma anche sviluppatori, animatori, persone specializzate nella fotogrammetria, c'erano anche persone del dipartimento d'arte. Abbiamo usato ruoli del cinema, della televisione tradizionale che si sono unite con le tecnologie nuove, ma anche il Time ci ha supportato. Abbiamo veramente un team molto grande dietro le quinte. Avevamo molti partner e credo che questo sia stato molto importante. Con questo progetto volevamo connetterci con più persone possibili, ma quando dovevamo selezionare un luogo, per esempio, in cui girare, ci siamo affidati ai designers. È stato un processo veramente lungo perché dovevamo prendere questa storia, studiarla e ricrearla. E questo mi porta alla tua domanda sui musei. L'esperienza degli utenti. Ci siamo chiesti come erano prima dell'esperienza e come erano dopo. E per quanto riguarda i musei che lavorano con le tecnologie immersive, credo questa sia una bella opportunità per portare uno sviluppo, per anche includere tutte le organizzazioni, tutti gli individui, essere pronti, creare anche lavori per coloro che sono specializzati in quest'ambito. Quindi questo è fondamentale quando si lavora in quest'ambito. E con il Covid abbiamo visto che i musei sono stati colpiti, ma sono stati in grado di usare a loro vantaggio queste tecnologie. Ma possiamo anche pensare a portare le tecnologie immersive online con la realtà virtuale per continuare a mantenere i nostri musei sempre al passo. Quindi credo che questo sia molto importante. I musei devono adattarsi e usare a loro vantaggi le tecnologie e creare esperienze per la nostra comunità. Per esempio, se prendiamo tutti gli assetti che ci sono adesso tradizionali e li scardiniamo, e credo che nei prossimi 3-5 anni, con tutte queste tecnologie che stiamo vedendo, tutti questi occhiali, sono sicuro che vedremo moltissime persone che saranno nei musei con questi occhiali, che andranno da una parte all'altra, ma credo che sia una bellissima opportunità per essere pronti, per creare grandi esperienze
e molte esperienze anche di educazione, creare lavori nell'economia immersiva. C'è un'altra domanda da una studentessa che anche lei studia in ambito museale, Giulia Torta, e ci chiede: la marcia, il progetto The March, viene da un ambiente digitale o è stato adattato per un'esperienza a distanza? Quali sono state le difficoltà principali nel presentarlo al pubblico? Penso che sia di nuovo una domanda riguardante l'aspetto tecnico. E la seconda parte te la chiederò dopo. Direi che l'accuratezza è stata la cosa più difficile, nel senso che c'erano così tante persone che sono venute per l'esperienza, quindi dovevamo selezionare alcune persone, stiamo parlando di 200.000 persone, come si riproducono 200.000 persone? Quindi abbiamo preso di circa 80 persone, abbiamo scannerizzato l'intero corpo e abbiamo catturato la loro forma fisica e poi le abbiamo inserite, siamo stati in grado di modificare diversi aspetti di questi personaggi per crearne di nuovi. Abbiamo aggiunto diversi vestiti, gli occhiali, diversi capelli. Per esempio, abbiamo tutto un gruppo di designer. Abbiamo preso tutto un guardaroba del tempo e li abbiamo studiati. Tutti quei dettagli sono stati scannerizzati, acquisiti, veramente tutto, dalle mani dei bambini, le spalle. Tutte queste risorse sono state usate per creare poi tutto il mondo intorno alla persona che fa l'esperienza. E la difficoltà è stata: abbiamo moltissime risorse fantastiche, ma è difficile metterle nell'esperienza perché le risorse possono essere pesanti, serve molto potere del computing, molte tecnologie, e è difficile vederne così tante in un solo momento, 200.000 persone. Abbiamo preso questa decisione. Chi sarà la persona più focalizzata e chi sarà meno focalizzata, quindi più lontano? Lontano, 6-7 metri, dove non si vedono i dettagli. Quindi queste sono state alcune delle sfide che abbiamo dovuto affrontare. Sulle risorse veramente bisogna decidere qual è la cosa più importante per la storia, quali personaggi sono centrali, e poi tutto l'ambiente. E poi si tratta solo di creare l'esperienza degli utenti, come ci si muove nell'esperienza. Ti puoi girare, sei un'esperienza a 360 gradi, quindi tutto quello che si può percepire, i suoni. La mia co-creatrice voleva che rimanessimo molto accurati alla storia. Questa è stata la sfida più importante. E poi abbiamo usato la motion capture. Abbiamo preso gli attori e li abbiamo messi in delle tute che tracciavano il loro movimento. Quindi quando suonavano uno strumento, quando si muovevano, abbiamo ricreato tutte quelle azioni che stavano accadendo nella marcia a Constitution Avenue. Quando Luther King ha parlato, è stato veramente questo il processo che abbiamo fatto. C'è un'altra domanda che dice: come può la realtà virtuale creare un'esperienza? Perché nel sito web della March, di The March, viene detto che questa esperienza può essere vissuta con 4 persone alla volta. Un'altra studentessa ci chiede: c'è la possibilità di interazione, si può creare un senso di comunità, perché logicamente questo è parte del vostro obiettivo. Sì, nell'esperienza non si interagisce con altri partecipanti, è disegnata per fare in modo che quando tu entri nell'esperienza
c'è un suono dove si sentono le voci delle persone, come l'avvocato di Martin Luther King o di tutti gli attivisti e di tutte le persone che erano lì a marciare. È veramente un'esperienza anche immersiva dal punto di vista sonoro. I suoni ti vogliono preparare a quello che succederà dopo, e questo è quello che sarà l'esperienza, quindi prepararti al discorso. Quindi poi ti dicono: andiamo proprio alla marcia. E la marcia si tratta proprio di te, ma non volevamo sopraffare gli utenti con troppa interattività, ci sarebbero state fin troppe persone. Quindi già ci sono tutte queste persone che cantano, che marciano, e ci sono moltissime cose che accadono quando si è nella scena. Quindi la priorità sei te che ti muovi verso il palco, e ci siamo impegnati veramente molto a ricreare il viso di Luther King, la sua performance, quindi tutto incentrato su di lui. C'è una domanda che riguarda Points of View. Si tratta di una storia molto forte. La domanda è: siete preoccupati per il futuro più prossimo o questa relazione molto stretta tra uomini e droni e ciò che possono essere le sue evoluzioni? No, non sono preoccupato, perché credo che gli storyteller possano veramente avere un impatto su questa problematica. Credo che per me, non voglio finire troppo nella distopia o nell'utopia. Si può essere romantici sulla positività, ma dobbiamo solamente capire che abbiamo un'opportunità per creare il cambiamento. E quindi, per esempio, quando guardiamo alla marcia, The March, c'è una persona, una voce ha avuto eco su altre voci, ma è stato solo uno. Serve veramente solo una persona per creare una rivoluzione. Quindi la voce dei singoli ha veramente un potere quando si tratta di creare contenuto e per creare questo senso di comunità. Credo che The March dà proprio il senso della comunità, perché vedi tutta questa comunità. E voglio fare la stessa cosa con POV. Il mio obiettivo è affrontare questa domanda e farci porre delle domande. Sta succedendo? Perché sta succedendo? E cosa possiamo fare come individui che ci connettiamo con la nostra comunità? E credo che lo storyteller immersivo ti porta veramente dentro la problematica e ti dà la possibilità di riflettere. Quindi un'altra domanda è: si tratta di un nuovo media, ma è un media accessivo, inclusivo? Che tipo di persone possono partecipare? O si tratta di un media che può escludere delle persone da questo discorso, o è accessibile a tutti? Sì, dicevo che sta crescendo, sì, le persone vogliono che diventi sempre più accessibile, ma in generale sull'accessibilità, sull'inclusività da parte delle organizzazioni, delle aziende. Vogliono che noi creiamo un posto sicuro con persone con diversi bisogni speciali anche. E siamo appunto molto intenzionati a creare questa accessibilità. Le tecnologie stanno diventando sempre più sviluppate. Quando ho iniziato io con la realtà virtuale era veramente all'inizio. Ma tutti veramente sono molto interessati a quello che facciamo. E la mia missione è proprio questa. Come creatore posso creare posto per creare accessibilità, inclusività.
e ora siamo in grado di creare il nostro storyteller, di usare il nostro storyteller per educare le persone. E può essere e sarà un luogo dove l'economia immersiva è aperta a tutti. E sta diventando sempre più accessibile anche con POV, quindi tutti possono fare esperienza del nostro progetto. C'è un'altra persona che sta chiedendo come la mostra The March è in relazione con la situazione attuale in America e il movimento Black Lives Matter. Beh, questa è una bella domanda. Il nostro obiettivo è quello di ricordare il potere della comunità e di essere un punto e un momento di riflessione. Dire, beh, possiamo avere dei cambiamenti, possiamo avere un effetto positivo sulla nostra società. Si tratta di creare uguaglianza, libertà, per quanto riguarda moltissimi aspetti anche del movimento Black Lives Matter. Si tratta di invertire queste ingiustizie sociali. Questa è una cosa importante per la nostra comunità, perché tutti dobbiamo essere uguali. Come ha detto Martin Luther King, nessuno è libero finché tutti non lo saranno, quindi dobbiamo comprendere questo concetto. E questo è quello che stanno cercando di fare le persone anche dopo gli avvenimenti, ad esempio, di George Floyd. E questo è un movimento che ha una risonanza internazionale, perché tutti dobbiamo vederci come esseri umani, un'unica razza umana, non dividerci in diverse categorie in base al colore della nostra pelle, ad esempio. Il colore della nostra pelle non definisce la nostra umanità. Quindi dobbiamo ricordare tutto questo e continuare a portare avanti questi movimenti. Grazie, Alton. Vorrei lasciare la parola a Antonella perché so che ha una domanda per te. Avrei veramente molte domande. Non le farò tutte, ovviamente. Ho fatto una ricerca e ci sto ancora lavorando. E il fatto che do valore al tuo lavoro come veramente centrale per lo sviluppo delle abilità transettoriali e soprattutto il pensiero critico. Come lo consideri? Come consideri possibile che sia possibile migliorare e supportare il pensiero critico nelle generazioni giovani? Grazie alla realtà virtuale e questo tipo di opportunità di educazione museale che ci fornisci grazie al tuo lavoro. Beh, penso che ci siano delle enormi opportunità per quanto riguarda la trasformazione digitale, perché se si guarda a come i bambini approcciano direttamente alla tecnologia già quando hanno 2 o 3 anni, sanno già usare i cellulari, sanno andare su YouTube, sono già pronti, comprendono la tecnologia e comprendono una prospettiva diversa sul come usare la tecnologia. Quindi la nuova generazione sarà già pronta a usare tutta questa tecnologia e questa può essere trasformata in un'opportunità di unire le persone e le generazioni, perché le generazioni anche più adulte possono avere dei benefici grazie al sussidio, all'aiuto dei più giovani che hanno già queste competenze di trarre vantaggio dalle nuove tecnologie e trasportare tutto nella tecnologia immersiva. E anche l'istruzione, l'educazione museale potrebbe essere un aiuto in più per continuare ad avere un impatto sociale. E questo logicamente stimola un cambiamento e lo sviluppo del pensiero critico, quando queste generazioni si uniscono per sviluppare le proprie abilità transettoriali. Oggi attraverso la tecnologia si possono fare moltissime, veramente moltissime cose che possono avere beneficio per tutta la comunità. Si può andare
al museo e grazie a tutte le risorse che si hanno più opportunità per avere un impatto sulla società, anche per quanto riguarda le aziende in realtà. E bisogna essere pronti alla tecnologia immersiva, perché questo può aprire un ventaglio di opportunità. Quindi si può passare da non avere la tecnologia e quindi essere indietro ad avere la tecnologia per l'innovazione. Certo, infatti dovremmo lavorare sempre di più insieme. Sì, sicuramente. Grazie. Grazie, Alton. È stato veramente interessante per me e credo anche per gli studenti. Grazie, Antonella. Vorrei lasciare la parola a Mariangela, così da concludere l'evento e salutare tutti i partecipanti. Grazie. Mariangela, devi accendere il microfono, scusami. I'm so sorry. I want to say thank you. Scusate. Volevo solo ringraziare Alton. È stata veramente una sessione interessante. Spero che possiamo continuare insieme a lavorare insieme per avere l'esperienza della March, The March, a Roma ad ottobre. Spero veramente che possiamo condividere questa esperienza fantastica con il nostro pubblico, quindi spero di poter rimanere in contatto e per far sì che l'esperienza del progetto The March possa essere portata anche a Roma. Quindi grazie per aver accettato l'invito, grazie per il discorso e grazie per il lavoro che stai facendo per i diritti civili, i diritti sociali e tutti gli argomenti collegati a questa questione che sono così importanti oggi. Grazie mille ancora. Grazie Antonella, grazie anche a Melanie e Benedetta per il sostegno e la traduzione. Grazie mille a tutti. Arrivederci, grazie a tutti. Bye. Arrivederci. Ok. Thank you all, everyone. All right. Thank you. I'm gonna. Yeah.